se l'esperienza non inganna, fra 3-4 anni gli italiani a Berlusconi gli vorranno mettere le mani addosso, perché spero che non lo facciano naturalmente. C'è il rischio che non ci si limiti a togliergli il consenso, ma c'è il rischio addirittura che qualcuno voglia prendersela con lui in maniera più accanita. Non dimentichiamo come finiscono storicamente in Italia le grandi ubriacature sotto il balcone del ducetto di turno o del ducione di turno. Nel 1945 siamo finiti a Piazzale Loreto con Mussolini, bersagliato e sputacchiato da coloro che l'avevano osannato fino al giorno prima. Nel 1992-93 siamo finiti all'Hotel Raphael con il lancio di oggetti, monete, banconote, naturalmente false, se no raccoglieva pure quelle a Bettino Craxi. E quindi è molto probabile che si rischi una nuova versione di questi disamoramenti improvvisi e piuttosto traumatici. Quindi tenetevi pronti, perché bisognerà difendere Berlusconi dai suoi attuali fans che cercheranno di fargli la pelle.